Ciao a tutti dall'Officina SMT, io sono T, questa è la rubrica del soldato in versione meccanico, quindi ve la farò io. Vi spieghiamo velocemente la differenza tra high speed, high torque e quali pistoni montare nel caso in cui si vuole un fucile high speed piuttosto che high torque e così via. Quindi il nostro caro S ora farà qualche domanda. Tipo interrogatore delle Iene. Cominciamo a parlare dei motori. Perché il motore, anche se è vero che il motore è l'ultima parte che si cambia, giusto? Sì, esatto. Chiedo conferma io sempre. Io parlo, ma poi devo sempre chiedere conferma a te che sei il meccanico. Le differenze tra motore normale, high torque e speed. Ok, allora, il motore è molto importante come componente meccanica del fucile. Praticamente ci sono motori high torque che praticamente girano più lenti e servono per tirare molle più dure. Quindi non vanno bene per fare fucili high speed. Invece per i fucili high speed si usano motori speed come il GP120, famosissimo, lo usano in moltissimi, l'ICS Turbo 3000, che io suggerisco di gran lunga perché lo ritengo superiore a questo, per il semplice fatto che questo GP prende la coppia solamente in alto e quindi dopo che si sta rafficando, dopo 6 secondi questo motore inizia a dare il meglio, scaldando però, quindi questo è un grosso difetto. Invece l'ICS 3000 prende subito la coppia, immediatamente, e non scalda. Quindi io ve lo consiglio alla grande. Poi ci abbiamo altri motori conosciuti come Big Dragon, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Passiamo alla seconda parte. Io partirei con le molle, io. Cosa vuoi? Che uomo. Abbiamo una serie di molle a passo variabile, quando ci sono le spire al centro che si ripetono, oppure a passo fisso, tipo questa, come si può vedere. Qua il discorso praticamente è molla dura, ovviamente avremo più potenza e quindi ci vorrà un motore high torque per schiodarla, per far girare questa molla bene. Oppure molla morbida, si può fare così la prova, giusto, vergullamente. Motore veloce e speed, molla più morbida, in modo tale che viene compressa più velocemente e si sparano più palline al secondo. Discorso... Quindi, molla consigliata? Io consiglio sempre una 100 della TET, queste qua zincate, blu, gialle, le fanno anche così, argento, vanno discretamente bene. Perfetto, passiamo ad un altro pezzo della customizzazione interna di un fucile, che sono i... Di cosa vuole parlare, i pistoni? Parliamo di pistoni, allora. Allora ragazzi, io vi dico un consiglio: quando comprate il fucile, di base, se il pistone è completamente in plastica, quindi in quasi tutti i fucili low cost, Golden Bow, Jinjong e quant'altro, dopo un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, il fucile sgrana. Questo è matematico. Lo fanno i bastardi per vendere i pistoni con la cremagliera in metallo e quindi voi smadonnate per sistemarli, darli via, però... Se li date al carro vecchio P, vi farà un buon lavoro a un prezzo veramente basso. Mi piace qua, le anche le offerte, bravo, sfruttiamo, infatti le offerte. Devo pubblicizzare, ovvio. Mi sembra anche giusto. Quindi, pistone con cremagliera in metallo, da comprare, da mettere e direi d'obbligo. Sì. Direi d'obbligo. Quindi è indistruttibile praticamente, una volta che si mette rinforzato il pistone dura quasi in eterno, salvo certe eccezioni. Allora... Quando ha la piena dentatura, quindi non ha buchi negli scalini, è un pistone high torque, perché praticamente l'ingranaggio girando, non so se si vedrà, l'ingranaggio girando deve sfruttare tutta la corsa del pistone facendolo arretrare completamente fino all'ultimo dente e in questo modo avrà più spinta dalla molla quando arriva in fondo. Invece i pistoni speed, che sono i più venduti, più usati, più veloci, eccetera eccetera, di solito li vendono senza uno o anche senza due denti. Questo perché accorcia la corsa del pistone e quindi parte prima e quindi è più veloce e di conseguenza spara più palline. Grazie a te! Minchia, io ti giuro, i pistoni ai torque proprio mai sentito in vita mia. Passiamo con l'altro pezzo legato al pistone, che sarà la cilindro, testa cilindro, come cazzo si chiama? Qualcosa lì? Ci abbiamo la cilindro. Testa cilindro, che è quella che sta davanti, e ci abbiamo la testa pistone, che praticamente ormai le fanno tutte antivuoto. Antivuoto significa con i buchi qua davanti e servono nel momento di, come dire, quando viene tirato indietro il pistone,
scorre più velocemente, più libero, perché è antivuoto. Poi andiamo a passare a Stina spingi pallino. Beh, ragazzi, che dire, io la cambierei sempre, la metterei in metallo, semplicemente, ma te dici, questa è l'asta spingi pallino, e invece questa è il guidamolla. Ah, ok, ti devo quale, intendevo. Infatti ho realizzato dopo. E dicevo metallo, ma questa, lo consiglio cuscinettato. In metallo sempre, anche questo, però non è essenziale, anche se in plastica non è fondamentale cambiarlo. Però se uno vuole un lavoro completo, fatto bene, va messo in metallo e cuscinettato, in modo tale che la molla non deve torgere, nel senso che appoggiando su cuscinetti la molla gira su se stessa mentre viene compressa e scarica tutto l'attrito sui cuscinetti del guidamolla. E ora dico come smanetta bene con la molla, così che sono anni e anni di esperienza ormai, Passiamo all'ultimo pezzo, credo che sia l'ultimo, ingranaggi. Ingranaggi, ragazzi, allora, stesso discorso. Fucile di serie avrà ingranaggi non rinforzati, rapporto 18 a 1. E quindi, salvo casi eccezionali, se fate cinghiali con le 11 e 1 quant'altro, prima o poi la sgranatina ci scappa, soprattutto per raffiche lunghe 100.000 secondi e così via. Quindi io vi consiglio innanzitutto di fare un buono spessoramento per allungargli la vita, e poi chi vuole, se deve aprire il fucile già che è dietro, mette dei Big Dragon, ad esempio c'ho qui 16 e 1, molto utilizzati. Questi qui non sono tra i più veloci, ma sono un buon compromesso tra velocità e robustezza, e quindi durata di conseguenza. Se no abbiamo i 13 e 1, e qui apriamo un parentesone infinito, li mettono tutti, sono per fare i frullini. I più veloci sono i speed, rinforzati, eccetera. Poi si passa dei torque. Mi porti un bicchiere d'acqua. Donna! Veloce. Che qui abbiamo anche adesso ti inquadrerò, Sì, ovvio. Come invece No, volevo fare come i politici, no? Che parlano tanto e li mettono lì l'oliveto di merda. Vabbè. Gli ingranaggi torque sono i 32-1, più si sale di rapporto, più sono più lenti, ma tirano molle da camion, da jeep. Quindi discorso... non ci servono a noi. Non ci no, servono. In questo caso no, la gente 8 su 10 vogliono il classico frullino, quindi cade il discorso. Ma quindi, calcolando il rapporto peso-potenza di ogni singolo pistone, comparato al peso ovviamente dell'aria, l'attrito dell'aria, lei può calcolare velocemente qual è la dimensione massima del sole? Che cosa? Volevo sparare una stronzata, perché oggi non ho sparato. Stava, video, ho sparato una stronzata. Ok, facciamo un astrologo e te lo faccio sapere. Beh, penso che questa rubrica del sole sia finita, perché penso che abbiate detto sì. Tutto. In qualsiasi caso, commentate e lo dico a lei, perché devo dirlo io? Se sono qua dietro al mio canale. Provo a parlare, te. Ma tu parla te, che sei stato molto bravo, mi sei stato eloquentissimo, figo, mi sei piaciuto, bene. Sai? Ragazzi, allora vi saluto, da te è tutto, alla prossima. Ehi, che stay angry, stay biro. Che uomo. Di biro? Di... Dai. Di biro? Di biro, stronza. Vaffanculo. Di biro, stronza. Di odio. Ti riprendo il culo se non dici biro. Devi dire biro. No! Si sono riparati di godo. Un'altra cosa. Ma che sto... Posso continuare? Gentilissimo. Sì. Ma che roba. Troppo sbaglierei lei, direi. E il calcio abbattibile? Stavo per arrivare. È abbattibile, lo abbattete e poi basta. Non si può più mettere a posto. Non si può più usare. È abbattuto. Lo usi una volta. È basta. Abbattuto, basta. Non lo usi più. Il fatto che è un'arma pensata per il CQB. Quindi è possibile, come stavo facendo poco fa, abbattere il calcio. Niente, andiamo a pigiare sto. Io preferisco la prima posizione, preferisco, perché così sono più veloce, mi alzo più velocemente e quindi ovviamente sono più reattivo nello scappare o nello spostarmi. Però come comodità, secondo come me come comodità è... questo è la posizione forse più comoda, perché comunque, però come appena detto il nostro S è più lenta se devi spostarti, perché comunque devi alzarti uno e andare via. La posizione sdraiata non ve la faccio vedere, perché io la reputo non poco inutile nel soft air, perché comunque, sì, non fare cosa faccia qua tu camera.